Stabilizzazione tirocinanti, ecco, si dovrebbero un attimino avere tutti i diritti che un impiegato dovrebbe avere, ecco. Anche Palmi vorrebbe questo. Sì, è una situazione molto molto delicata. Di fatto noi abbiamo migliaia di persone in Calabria, ma decine e decine nei comuni, anche il comune di Palmi ne ospita e beneficia di queste prestazioni lavorative a fronte però di nessun diritto. E queste risorse umane, che per noi per esempio sono indispensabili perché prestano la loro attività, chi nel campo dei settori amministrativi, chi con la manodopera vera e propria nel campo delle manutenzioni ad esempio, lavorano per un tot di ore a settimana a fronte però di nessun diritto. Un corrispettivo, una retribuzione che è veramente poca, bassa, senza ferie, senza contributi, senza assegni, è una situazione insostenibile. Ed ecco che è indispensabile che il governo regionale, il governo centrale a Roma assumano delle determinazioni sul solco di quanto già fatto, per esempio, penso agli LSU e LPU, per storicizzare una somma e comunque concedere la possibilità ai comuni che ne hanno la forza e la possibilità gradualmente di stabilizzarli e quindi di assumere. È una questione anche di dignità, oltre che, come dire, un lavoro indispensabile per i comuni. Ecco, qui a Palmi quante unità circa ci sono? A Palmi ci sono oltre 20 persone che prestano la loro attività e ripeto, sono risorse indispensabili perché abbiamo una pianta organica decimata e senza il loro contributo il Comune di Palmi, come gli altri, rischierebbe davvero di dover chiudere o sacrificare servizi importanti.